Salve ragazzi, come state? Io sono Briller. Oggi sono qua per condividere delle parole che mi vengono da dire. Una parola che voglio esprimere quando sto parlando l'italiano e non ci riesco perché queste parole mancano in italiano e non ci sono. Anche serve come domanda a voi, tipo come lo direste voi? Potete aiutarmi a tradurre quello che sto per spiegare? Spero di sì e andiamo a vedere le parole che secondo me mancano in italiano. Allora, la prima parola è una parola molto triste e molto da solo. La parola è lonely, ovvero quando non sei con molte persone, ti senti giù perché c'è una mancanza d'amore e forse sei in Giappone senza persone occidentali, quindi ti trovi un po' lonely, tipo in solitudine. Però non mi va di dire tipo sono nel solitudine. Si dice questa cosa? Si usa? Forse non avete questa parola perché in Italia siete sempre circondati da tante famiglie e tipo amici e persone, quindi non siete mai lonely. Ma in inglese lo capite il significato lonely, tipo una persona da solo sempre, che è triste perché c'è una mancanza di tipo affetto. Quindi sono curioso come lo direste lonely. La seconda parola che trovo difficoltà nel tradurre è every other. Every other vuol dire tipo uno sì e uno no. E so che in italiano infatti dite uno sì, uno no, ma tipo se vado a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, tipo ogni altro mese, come lo direste? Tipo questo treno va ma quello no. Non potete solo dire tipo uno sì e l'altro no. Tipo voglio dire tipo every other train goes to Tokyo. Ogni altro treno va a Tokyo. Dovrei davvero dire un treno va a Tokyo e un treno non va a Tokyo e avrebbe senso? Spiegatemelo voi. Spero di trovare una traduzione giusta per questo, ma avete capito. Ok, grazie. Poi la terza parola è una parola per descrivere quel sentimento che provi quando tipo forse stai parlando con una persona per la prima volta e non c'è molto di cui parlare. Magari tipo c'è quell'aria strana perché tipo oh mio Dio, questo è scomodo. E infatti la traduzione che ho scoperto su Google Translate è scomodo, ma non è solo tipo uncomfortable. La parola è awkward. Awkward è tipo per esempio quando saluti qualcuno e dici ciao, ci vedremo alla prossima, però poi entrambe persone camminano nella stessa direzione ed è tipo awkward. Penso che avete capito il significato di questa parola perché magari l'avete sentito tanto, però sono curioso se potete esprimere una cosa simile in italiano, fatemelo sapere. La quarta parola è valuable, che descrive una cosa che porta valore, tipo se una cosa ha tanto valore, quella cosa è valuable, si dice in inglese, ma in italiano non ho trovato questa parola e non sono sicuro del significato, quindi se lo sapete voi prego ditemelo. Valuable è facile spiegare, vuol dire solo tipo una cosa che ha valore, ma non mi va di dire questa cosa è molto ha valore, voglio dire che è valuable, fammelo sapere. La quinta parola si dice, questo è un po' difficile, ma si dice quando c'è tipo non è dovere, ma quando sei inteso a fare una cosa, tipo una cosa non che dovevi fare, tipo c'era bisogno, ma era tipo il modo in cui lo avresti dovuto fare. E si dice in inglese supposed to. Penso che la parola più giusta in italiano è dovere, perché per dire tipo ah, sei dovuto arrivare 5 minuti prima, in inglese possiamo dire you were supposed to arrive 5 minutes ago. Però non diremo you should have arrived 5 minutes ago. O almeno sono significati molto diversi. Supposed to è tipo la teoria, tipo in teoria you were supposed to arrivare qui 5 minuti fa. Non è che dovevi, ma you were supposed to. E la sesta e ultima parola è una parola stra semplice e molto utile e tantissimo usato in inglese. La parola è it. Questa parola si usa per descrivere la terza persona per qualcosa che non ha un sesso. Non è maschio, non è femmina, è solo it. Forse tipo un object, tipo questo telefono. It looks black. Voi in italiano ovviamente spesso togliete il soggetto in questa frase. Se dovete mantenere il soggetto, usate tipo lui. Tipo lui sembra nero. It looks black. Direste lui. Tipo him. Come se fosse un maschio, come se fosse una persona. E questa cosa l'ho sempre trovato strano. Un altro esempio è tipo I'm thinking about it. Potete soltanto dire tipo ci sto pensando. Tipo sì, so che ci vuol dire tipo a quello, a it. Ma non posso dire it, tipo sto pensando a
it. Non deve essere quello tipo that, tipo it. Quindi questa cosa mi ha sempre dato difficoltà nella traduzione. Ok ragazzi, spero vi sia piaciuta questa mia lista. Spero che vi siete iscritti al mio canale Briller. E se stai imparando l'inglese e questo video ti interessa, questi generi di video ti interessano, andate a vedere il mio canale Bringlese, su cui insegno l'inglese proprio a voi italiani. Sarebbe un piacere. Seguitemi su Twitter anche, dove sono molto attivo con i miei fan. Mandatemi un messaggio. Ragazzi, vi lascio lì. È stato un piacere. Ci vedremo alla prossima. Peace.